Serena Vestene e mi trovo qui al Red Zone Art Bar, dove il 28 settembre inizierà la rassegna che sto organizzando con altre artiste. La rassegna si chiama I confini della parola, nasce da una mia idea sulla curiosità che mi è sorta nel frequentare artiste poetesse, del perché una poetessa poi in alcuni casi, non tutti, sfocia in altre espressioni, quindi in altri canali espressivi che possono essere la fotografia, la pittura, la scultura, e quindi il perché a volte la parola sembra non bastare. E quando appunto ho proposto questa tematica è stata accolta subito con entusiasmo, addirittura è diventata per alcune anche materiale su cui cominciare a lavorare su qualcosa anche di nuovo e quindi anche un impulso, una fiammella di creatività nuova, il che mi ha fatto molto piacere. Se mi tengo sul limitare del tempo vacillante, sono foglia di magnolia su di un tetto spiovente. Ma se spiovuto il mattino mi si abbarbica tra le primule del cuore, è tutto uno spargimento di sole. È tutto uno spargimento di sole. Il 28 settembre sarà la serata in cui attraverso i miei versi, attraverso le pitture che rimarranno poi esposte per l'intera durata della rassegna, sia mie che delle altre artiste, presenterò me stessa. Insieme ad un'attrice, Isabella Di Lavello, ci sarà della musica e sarà una serata interessante, ma meno statica. Le altre saranno delle vere e proprie presentazioni, introdurrò io le altre artiste. Le date sono il 28 settembre appunto la prima, il 5 di ottobre ci sarà Miriam Bruni da Bologna, un'altra poetessa la cui arte parallela è la fotografia. Il 12 di ottobre ci sarà Paola Casulli che porterà tutto un lavoro sul Giappone, quindi molto molto interessante. Il 19 di ottobre ci sarà Marisa Tumicelli con la sua scultura e sarà una scultura molto sognante. E poi concluderà la rassegna Yulesi Cruz Lezcano, che è di origini cubane, con la sua pittura e la sua poesia. Cosa potrei dire altro? Io non ho chiesto cose nuove, ho chiesto cose semplicemente pertinenti, quindi che avessero a che fare con la poesia e con la pittura, non necessariamente collegate, perché non saranno comunque delle tematiche collegate, ma è semplicemente per scandagliare l'animo della persona e di capire il perché, ma non solo il perché, il capire cosa succede a livello creativo, a livello anche di espressione, che cosa succede all'interno della creatività di una persona che passa dalla parola all'immagine e dall'immagine alla parola. Una, per esempio, era tanto che non scriveva, mi ha detto, è quella che mi porta roba sul Giappone, è tutta roba nuova. Mi fa grazie perché sono tornata a scrivere. Quindi sono 5 appuntamenti interessanti, queste artiste le conosco personalmente, quindi sono persone molto valide. E questo spazio è molto bello anche per il contesto in cui si trova. Siamo in un borgo medievale con origini anche precristiane molto, molto forti e ha una vista spettacolare sul lago di Garda, per cui anche la location ha la sua poesia. Le ultime date le ho in aeroporto, ho mandato, guarda che tizio mi ha detto va bene questa data, va bene questa, sì. Veramente in fretta.